Salve a tutti, bentornati a Mind Cathedral, bentornati a parlare di psicomagia, di psychomagic. Parliamo di età. E parliamo di età, parliamo di come ci sono degli stereotipi sulle competenze dei vecchi e sulle competenze dei giovani. Normalmente si pensa, i giovani non capiscono assolutamente niente, i bambini ancora di meno, sono completamente stupidi. Non hanno nessuna competenza. Gli anziani, più si va avanti con l'età, più si ha esperienza e allora è più hanno ragione tutto quello che dicono. E bisogna fare come dicono. Ma in realtà non è assolutamente così. Cioè, è così a livello superficiale, è vero, nel tempo si acquisisce esperienza. Tuttavia, quale esperienza? Esperienza di vita. Se noi vediamo la vita come un videogioco, come se avessimo esperienza di gioco, sono diventati più dimestici a giocare il gioco, ma solo nel caso che noi abbiamo capito le regole del gioco, altrimenti è completamente diverso. Infatti, in realtà è molto semplice che gli anziani, è molto facile che gli anziani perdano la loro capacità di comprendere. Perdano, quindi che vuol dire? È una cosa ovvia che con l'età si ha meno energia corporea, si ha meno forza, si ha meno energie. Quindi non solo ci sono meno energie a livello fisico, perché come sappiamo nel ciclo delle tre energie di cui parliamo spesso, questo ciclo di tre energie. La prima, quella che innesca, è il yin, l'energia del corpo, e poi ci sono le altre due. E lo shen, l'anima fondamentalmente, che ci permette di avere l'energia per controllare la nostra consapevolezza e quindi la forza di controllare i nostri demoni, le nostre debolezze. Quando siamo anziani, questo diventa tutto più difficile. Se noi non siamo diventati bravi, non abbiamo preso esperienza su come controllare questa energia, fondamentalmente noi impariamo nella vita a utilizzare il nostro ego, il nostro sistema di difesa. Se non abbiamo imparato a utilizzare il nostro ego, a controllarlo, ne veniamo completamente annichiliti. Se noi siamo vissuti, insomma, autoconvincendoci di cose che non sono vere, questo porta a un delirio. Questo porta alla follia, alla demenza. Perché fondamentalmente noi abbiamo utilizzato il nostro sistema in maniera sbagliata, il sistema prende il sopravvento. Quindi elimina la coscienza, elimina la persona, fondamentalmente, che ce l'ha detto, perché non ha più energie fisiche, quindi a cascata tutte le altre, per controllare il sistema di controllo. È come se fosse svenuto all'interno della macchina che lo porta in giro, che funziona attraverso il cervello. Mentre per quanto riguarda i bambini, ecco, insomma, provate a notare, se sin da piccoli i bambini vengono trattati come degli adulti, quindi gli si ascolta, gli si dà attenzione senza considerarli come delle entità astratte che non capiscono niente, loro prenderanno consapevolezza di sé molto più velocemente, cioè diventeranno maturi molto più velocemente e sociali molto più velocemente. Questo perché i bambini, tutti gli esseri viventi, hanno innata la consapevolezza di ciò che vogliono, che è quello che poi perdiamo in realtà e poi dobbiamo cercare di riacquisire. E perdiamo questa consapevolezza per seguire, insomma, le regole sociali, ma la possiamo riacquisire. Quando noi diciamo mantenere il lato fanciullesco, molto spesso la gente dice: ah, vabbè, si comporta come un bambino, non è cresciuto, non è maturato. No, la maturità vuol dire essere consapevoli
sia di se stessi che del mondo che ci circonda. Non banalmente fare figli, mettere su famiglia, essere sempre seri, assolutamente. Ma anche evolvere il gioco, ma mantenere la purezza e consapevolezza dei bambini. Tant'è vero che con i bambini è possibile imparare osservando come loro sono totalmente individualisti e totalmente consapevoli di se stessi. Questa consapevolezza è in noi innata, cioè ce l'abbiamo sempre, e i bambini bisogna semplicemente cercare di fargliela mantenere. Mentre per quanto riguarda gli anziani, è necessario cercare di mantenere fino a quando noi abbiamo meno energie, che già cominciano a una certa età, per tenere il controllo di tutti quegli elementi che abbiamo installato di difesa che sono il nostro ego. Insomma, quindi teniamo conto che se abbiamo delle persone anziane o se siamo delle persone anziane che hanno avuto dei problemi che non sono risolti, questi problemi non passeranno con la vecchiaia, si amplificheranno, diventeranno sempre più acuiti. Questo è importante nella vita, prendersi cura della propria mente. E quindi è necessario appunto essere in grado di fare una terapia, altrimenti, come si dice, dopo non si cambia più, si peggiora e basta. E si scompare. Si muore prima perché la propria mente se ne va. E questo non è bello. Loro invece bisogna riscoprire il bambino. Che c'è, ma il bambino è pieno di energie. Noi no. Ma dobbiamo ritornare a quello con la mente, una volta raggiunta una certa età. Spero vi sia stato utile. Ho sentito l'impulso, fatti vedere che casino che c'è intorno, di raccontare questa storia. Iscrivetevi al canale, mettete un click, mettete la campanella per quando arrivano gli altri video.